Buon pomeriggio a tutti, vi parlo dalle frequenze di Radio Vita Nuova. Io sono Donatella Schisa e come ogni giovedì vi parlo di un libro. Quello di oggi è Il valore affettivo, uscito per Einaudi Stile Libero, l'autrice Nicoletta Berna. Uscito, come vi dicevo, quest'anno, si tratta di 294 pagine per 18 euro, che vi dico con assoluta certezza, meglio non potrebbero essere spesi se non appunto nell'acquisto di questo libro. Dunque, il libro vince la menzione speciale della giuria alla 33ª edizione del premio Italo Calvino e l'autrice Nicoletta Berna è al suo esordio, un esordio sorprendente per la scrittura matura, efficace e cadenzata per le tematiche trattate e per lo sviluppo della storia, per la struttura stessa della storia, insomma davvero un romanzo sorprendente. Prima qualche cenno biografico sull'autrice, giovane del 76, nasce a Forlì ma vive a Firenze dove si occupa di comunicazione e web marketing nel settore editoriale, quindi comunque già lavorava in ambito libresco, autrice di saggi e volumi su media e cultura di massa, ha insegnato teorie e tecniche della comunicazione presso diversi atenei e istituti italiani. Dunque, due parole sulla trama, su cui non posso dirvi molto, se non che l'esistenza di Bianca si è sbriciolata il giorno in cui da bambina ha perduto sua sorella, Stella. Stella era pura, onesta, manteneva le promesse, era una che manifestava la sua felicità in maniera radiosa, a differenza degli altri componenti della famiglia. Ecco perché la sua scomparsa ha macchiato il mondo di colpa e ha sottratto irrimediabilmente la felicità dalle vite dei superstiti. Con un ritmo magnetico che travolge e sorprende, Nicoletta Verna scrive un indimenticabile romanzo familiare nel quale una giovane donna cerca ostinatamente una forma di redenzione. Bianca aveva 7 anni quando un incidente dai contorni incerti ha innescato nella sua vita una reazione a catena che non ha risparmiato nulla. Oggi Bianca sta con Carlo, cardiochirurgo di fama internazionale, e all'apparenza lo venera, ma tanta devozione in realtà nasconde un piano macchinoso, folle, un progetto di rinascita in cui l'uomo è mero strumento. Nel percorso che intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe mai potuto sospettare. Dunque, vediamo che, come l'autrice stessa ha detto, questo romanzo è stato scritto per operare una bonifica emotiva a seguito di un lutto mai elaborato, un lutto di cui la protagonista, Bianca, appunto, si addossa la colpa. E, questo senso di colpa se lo trascina dietro per tutta la vita in una vera e propria via crucis. E poco importa se davvero abbia avuto lei in prima persona una responsabilità nella causazione dell'evento, quindi nella determinazione della morte e della sorella. La responsabilità diviene un dettaglio assolutamente insignificante perché il dolore della colpa è per la protagonista l'unico mezzo per tenere a bada la pazzia. Dunque, la scrittura di Nicoletta Verna, come vi ho detto, è assolutamente sorprendente. Io non posso dirvi molto sulla trama, che tutto sommato non è poi così complessa. Però questo romanzo scava davvero come un coltello e i tentativi di liberazione di Bianca da questo fantasma del dolore, del senso di colpa passano, e questo è stato uno degli espedienti narrativi più sorprendenti a mio avviso, passa attraverso gli scarti, proprio i veri e propri scarti organici, materiali, fisici. Lei opera sia di fatto che mentalmente, in maniera ossessiva e compulsiva, una raccolta differenziata dai rifiuti, proprio perché si tratta in realtà del tentativo di sublimare la liberazione di se stessa da questo fantasma. Altro non posso dirvi se no che consiglio vivamente la lettura di questo bellissimo romanzo, che è bello già dalla copertina. Ultimamente vi parlo spesso di copertine, ma è ciò che da sempre più mi cattura assieme al titolo. Il valore affettivo, Nicoletta Verna, che ha in copertina due bambine su uno sfondo grigio con colori cupi, assolutamente identiche. Due sorelle, probabilmente non due gemelle, ma due sorelle molto molto simili, Bianca e Stella. Buona lettura. Lettura.
dura a tutti.